Buonasera direttore. Buonasera, bentrovati direttore Sogherini, ci siamo incontrati in occasione della cerimonia del vostro insediamento, adesso siamo qua per questo ultimo atto. Posso dire che con lei è arrivata questa ventata dietro, lo dico col sentimento di chi da Sorrentino, quando appare quella istruzione 1985 il nostro Sannita, rimanemmo sconvolti e trovati gli etruschi fin qua giù in penisola, poi apparvero a Ponte Cagnano e poi il piacere di sentire un esperto, il piacere di averli a Napoli, per andare a toccare con mano i buccheri neri, la loro scultura, le tombe a sarcofagi, a matrimonio, di coppia. Beh, questa sera è un'occasione per me particolarmente emozionante, in primo luogo perché a parlare di Etruschi non sarò tanto io quanto il mio maestro, il professor Giovannangelo Camporeale, che è un'autorità indiscussa a livello internazionale dell'etruscologia. E questo è anche un'occasione propizia perché ci permette di vedere il MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, come centro che da una parte promuove il territorio e anche i musei più piccoli come il Museo dei Peis, ma da quell'altra in qualche modo focalizza l'attenzione anche sulla realtà archeologica italica, e tra gli italici naturalmente c'erano gli Etruschi che hanno occupato, come lo sappiamo, buona parte della Campania, e come ricorda Tito Livio ci fu un momento che quasi tutta l'Italia era sotto il dominio degli Etruschi. Quindi è un, come dire, allontanarsi momentaneo dall'antichità classica romana, ma non per questo è l'argomento meno suggestivo. Direttore, quell'augurio che io gli feci qualche mese fa, benvenuto in paradiso, è un paradiso o per lei sta risultando, vedo la fronte un po' corrucciata, quindi pensieri, preoccupazioni, l'apertura di quel padiglione in cristallo con 100 reperti dal deposto, adesso la zona momentaneamente chiusa, qualche cosa... Il museo dal 15 di marzo cambierà molto, avremo una grandissima mostra dedicata a mito e natura con la riapertura dei due giardini storici del museo stesso, abbiamo un piano di apertura delle sale continuativo, una nuova immagine coordinata, un sito internet. Il 15 di marzo, diciamo la primavera, è la data in cui ci sarà un volto nuovo e comunicativo del museo, più tutta una serie di grandi mostre internazionali che stiamo patrocinando all'estero, che stanno veicolando l'immagine di Napoli nel museo, uno per tutti, il Metropolitan di New York, Washington, per concludere Buenos Aires. Siamo presenti dappertutto. Anche in Canada ho sentito che musei, anche se diciamo, comunque arricchita da altri elementi dell'archeologico, con me sta avendo un successo enorme, il Museo di Ontario. Esattamente, siamo presenti anche in Canada con l'argomento Pompei, ma è comunque sempre Napoli che circonda in tutto il mondo. Abbiamo 4 mostre in Giappone, quindi come dire, una politica aggressiva in città, aggressiva naturalmente nel senso buono, la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, di queste parole, noi le facciamo i nostri auguri e ci preannunciamo sempre al vostro seguito.